La mostra si chiude con una sezione dedicata ad Antonio e Francesco Guardi, due fratelli pittori originari del Trentino, che trovarono però a Venezia la loro affermazione. Antonio è stato principalmente un pittore di figura. Lavorò per le famiglie dei Giovannelli, per il maresciallo von Schulenburg, spesso con incarichi anche di modesta portata, copie, riproduzioni di opere di altri artisti. Però quello che poteva apparire anche un incarico modesto, in realtà venne trasformato dal pittore in un'operazione assolutamente intelligente e innovativa. Antonio infatti crea delle trasfigurazioni dei modelli pittorici di riferimento. Ed è per questo che abbiamo voluto portare in mostra una pala d'altare di Andrea Pozzo del 1675, proveniente dalla Chiesa delle Laste di Trento, ora l'Asino, e la piccola paletta, probabilmente proveniente da Strigno in Valsugana, oggi conservata al Toledo Museum of Art negli Stati Uniti. È evidente da questo confronto come Antonio crei qualcosa di completamente nuovo, una pittura che incorpora la luce, che crea una pennellata assolutamente libera, franca, viva. Francesco invece è più noto come pittore di vedute, le celebri vedute di Venezia che riscossero un successo sulla scia della pittura di Canaletto, ma egli stesso è stato un pittore di figura. La pala di Roncegno, portata in mostra, lo documenta perfettamente. La mostra si chiude invece su tre straordinari disegni della Valsugana che per la prima volta vengono riuniti insieme. Sono il disegno di Levico proveniente dalla Morgan Library di New York, la veduta di Borgo Valsugana con il ponte veneziano e la veduta di Borgo Valsugana con Castel Telvana proveniente da due collezioni private straniere. Disegni assolutamente innovativi, silenziosi, con un'acquarellatura libera e improvvisata apparentemente, che testimoniano l'abilità del pittore nel tradurre una visione del paesaggio che è insieme proiettata verso la realtà, ma anche il sogno, la fantasia e il ricordo.